Il nostro progetto è preparato con una fresa, per cui all'inizio, prima dell'inizio del lavoro, dobbiamo montare la fresa, quindi l'utensile della fresa, nel Piccolare. colletto e quindi nel mandrino. Adesso smonto la fresa precedente. Per smontare si devono utilizzare questi due utensili. Questa chiave fissa va infilata in questa scanalatura, così, e questa chiave, chiaramente, vedete che ha questo profilo che si incastra perfettamente in questa ghiera. Per cui adesso io devo svitare questa ghiera. In questo modo posso proseguire a mano. Attenzione che l'utensile che ci ha montato potrebbe cadere o comunque è tagliente, per cui rischiate di tagliarvi perché sono molto taglienti. Svito la ghiera, mi è caduto l'utensile che c'era montato precedentemente e continuo a svitare questa ghiera fin quando non mi cade in mano, sostanzialmente. Questa ghiera, vedete? Ok, è costituita in realtà da due pezzi, un pezzo che si chiama colletto, che è questo qua, e questa ghiera filettata che va a stringere il colletto su, nella, nel, direttamente nell'utensile. Questo colletto ha questa forma strana perché consente, una volta che viene stretto da questa ghiera dentro il mandrino, stringe e serra l'utensile. Chiaramente ci sono tanti colletti quanti sono i diametri dei gambi degli utensili, per cui questo che ho smontato va bene per gli utensili che hanno gambo 4 o 3 mm. L'utensile che dovremmo andare a montare con questa fresa, con questo utensile, è questo, che ha un foro per il gambo diverso. Si possono chiaramente apprezzare, ma c'è un numero stampigliato sopra e si vede, quindi dobbiamo infilare questo nel colletto. Allora, come prima cosa si deve pulire da tutte le scorie di materiali precedenti il colletto, in modo tale che tutte queste fessure siano il più possibile pulite e libere per consentire un corretto serraggio. Poi il colletto va inserito nella ghiera, quindi vedete che si appoggia liberamente, questa roba qua non è corretta, va schiacciato fino a sentire questo click. Quando si sente questo click, questo colletto è incastrato all'interno della ghiera e non si può muovere se non un piccolo gioco. A questo punto prendiamo questa roba qua, ci siamo accertati che hai messo dentro bene, ha fatto click. Per smontarlo basta schiacciare con un po' di forza con il pollice e il colletto viene via. Per rimontarlo lo prendiamo così e gli faccio fare il click. A questo punto lo inizio ad imboccare sul filetto dell'utensile senza stringere troppo. Qua viene la parte un po' difficile perché bisognerebbe avere 3 mani, per cui bisogna infilare l'utensile, iniziare a girare in modo tale che l'utensile non caschi. In questo caso siamo stati abbastanza fortunati perché l'utensile rimane su, riusciamo a serrarlo a mano abbastanza per dargli quel grip che gli consente di non cadere. E poi rifacciamo l'operazione che abbiamo fatto anche prima, per cui chiave fissa direttamente sull'asse del mandrino e con la chiave a segmenti gli andiamo a stringere, quindi a serrare l'utensile girando nella direzione giusta, chiaramente. Quindi stringiamo un bel po' in modo tale che l'utensile sia ben fermato all'interno del mandrino, quindi senza esagerare, cioè non stringere alla morte. E via. Tutti questi attrezzi sono nei pressi del controllo. Questo colletto invece va nella scatola dei colletti insieme alla fresa che non utilizziamo.